Benvenuti sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai retrocomputer e all'elettronica vintage. Mi trovo al Varese Retrocomputing 2023, una manifestazione di computer d'epoca, ma anche di computer moderni. Con me c'è Giuliano Mingarelli, che adesso ci farà una bella presentazione di un computer molto particolare. Quello che state vedendo qui esposto è un computer di nuova elettronica. Praticamente è un computer che usciva in un kit di montaggio, sì, esatto, e si montava utilizzando diversi kit, era modulare, si partiva con l'alimentatore, poi un bus, e aveva delle schede aggiuntive che potevano essere messe su queste bus. Si partiva dalla scheda CPU, okay, che monta uno Z80, un microprocessore Z80, della Zilog oppure SGS, che era il secondo brand che costruiva questo microprocessore. E poi c'era una versione di tastiera esadecimale, di tipo didattico, che veniva utilizzata appunto per prendere le nozioni principali di programmazioni. Com'è che si programmava questo? Questo qua allora si programmava con il kit didattico in linguaggio macchina esadecimale. Ok. Poi il sistema operativo che poteva essere utilizzato con varie espansioni, sia di memoria e anche con drive che leggevano i floppy. I sistemi operativi erano un MS-DOS, che era un MS-DOS proprietario, poi anche il CPM. Ok, sì, beh, in effetti lo Z80 lo supporta il CPM. Sì, lo supporta. Ok. Ma questo qua è proprio il kit che era uscito da nuova elettronica? Sì, diciamo che l'utente aveva la possibilità di acquistare solo quello che interessava al suo progetto. Era un progetto che poteva essere iniziato e completato a seconda delle esigenze. E c'erano varie opzioni che si potevano acquistare. C'è il case rack, dove all'interno è contenuto l'alimentatore, questo di tipo artigianale, perché poi ogni utente lo personalizzava. Anche l'alimentatore si personalizzava? Diciamo la parte principale è standard, poi si mettevano componenti diversi per migliorarlo, okay, a seconda dell'esperienza dell'operatore. Invece questa è la scheda madre? Questa è la scheda madre, è questa qui, la CPU. La CPU. Sì, esatto, qui si vede un'esterna. Quindi questa è la stessa? Z80, sì. È questa scheda qui. Ok. Qui si vede anche sulla rivista la foto, è molto simile. Ok. Poi c'era l'interfaccia per la tastiera esadecimale, che poi è questa qui. Questa qui, esatto. E già con questa, diciamo, questo kit iniziale, quindi alimentatore, bus, scheda CPU, interfaccia, tastiera esadecimale, tastiera esadecimale, si poteva iniziare a avere le prime nozioni di programmazione in linguaggio macchina in esadecimale. Nuova elettronica sulla rivista faceva degli esempi di come programmare e spiegava in modo proprio semplice come funzionava e che risultati si potevano ottenere. Nuova elettronica era una rivista fantastica per l'epoca. Io mi ricordo che anch'io ne avevo lette tantissime e tutto quello che so di elettronica fondamentalmente me l'hanno insegnato loro. Sì, confermo, tanti elettronici e anche informatici hanno avuto questa esperienza. Sì. E quello che dicevo, la cosa importante di questo kit, Nuova Elettronica diceva a chi realizzava il prodotto, se non funzionava, avevano la garanzia della riparazione gratuita. Loro acquistavano il kit, lo assemblavano, non riuscivano a farlo funzionare, lo rispedivano a Bologna e praticamente veniva riparato gratuitamente. Andando a leggere le varie storie,
anche di quello che scriveva Nuova Elettronica, la maggior parte dei problemi erano dovuti a saldature fredde, quelle componenti inseriti che... al contrario. Quelli si rompono anche. Saldatura fredda ancora ce la fai senza cambiare niente. Magari un integrato al contrario, sì, se gli inverti più o meno. Oppure resistenze di valore non corretto. Perché poi cosa succedeva? Tanti non acquistavano il kit, ma acquistavano le parti separate, magari non erano di buona qualità, tipo gli integrati, se non arrivavano dalla Nuova Elettronica, okay, magari erano più scadenti, e c'erano questi problemi qui. E invece questo qua che cos'è? Questo qui è il monitor, il drive e la tastiera. Non ha, diciamo, parti elettroniche. Ma è sempre relativo sì, a questo? Sì, è sempre relativo al progetto. Quindi è la prima versione, okay, è il case della tastiera, monitor e drive. Okay. Ok, quindi tu questo qua non contiene un'elettronica all'interno, contiene la CPU? Non contiene la CPU, non contiene, diciamo, le parti logiche, che okay, sono contenute nel rack. Invece qua dentro. Sì. Esatto, quindi c'è solo il monitor, il drive con l'elettronica, la sua elettronica, okay, chiaramente il monitor con la sua elettronica, e la tastiera con la sua elettronica, ma non c'è parte logica. CPU. Quindi questo qua ha il monitor e l'elettronica del monitor. Il drive e la tastiera. L'elettronica del drive e la tastiera con la sua elettronica. Esatto. Poi tramite dei cavi che sì, dei cavi. C'era il cavo della tastiera, il cavo del drive e il cavo del segnale video. Ok. Finiscono poi qua dentro. Esatto, nel rack. Ok. Successivamente è stato diviso in parti. C'è una seconda versione che ha le parti separate, quindi c'è okay, la tastiera separata. Qui adesso io non l'ho portato oggi perché... Ah, perché anche quello spazio, hai? Sì. Fantastico. Ma questo qui è la prima versione, l'altro è questo, che ha sempre il mobile rack con all'interno l'alimentatore e le parti logiche, monitor separato e unità drive, proprio i drive separate, okay, tastiera separata. Che si potevano anche comprare quindi separatamente. Sì, esatto. Invece questo qua probabilmente sarebbe stato un kit unico. Un kit unico iniziale, perché all'inizio l'hanno prodotto in questo modo. Poi chiaramente per esigenze di, diciamo, per fare manutenzione, per avere un prodotto più versatile, è stato diviso in parti, anche per avere doppio drive. Sì. In questo caso qua come facevo a mettere doppio drive? No, esatto, il ma poi c'erano quello, anche interferenze elettromagnetiche, si doveva schermare bene il drive con il monitor. Quindi internamente magari si inseriva una piastra, sì, metallo? All'interno sì, c'era una piastra che faceva da isolamento tra uno e l'altro, sì, tra il monitor e il drive stesso. Ecco, tutto il sistema è molto pesante, si vede, tutto di metallo. Sì, il metallo bello in lamiera pesante. Questo è lamierino, diciamo, un po' più meno spesso, ma è pesante, e delle parti in alluminio. Anche il rack è in metallo. Poi ha un trasformatore. Sì, è tutto pesante, pesante qua. Sì, è non massiccio. È di sicuro leggero come il Commodore 64, no, mettiamolo no, così. Ok. Ecco, sono prodotti che ho recuperato negli ultimi anni. Io non sono mai riuscito ad assemblarlo inizialmente perché ero un ragazzino. E avrà avuto un costo assurdo. Aveva dei costi veramente non accessibili a tutti. Beh, ti sei rifatto, direi, anche abbondantemente, visto che ne hai presi due. Ma ho diverse, ne ho tre. Diciamo. Addirittura tre? Sì, okay. Ho una terza versione, lo chiamo il Valenza Po. E come mai? Perché è stato assemblato da un orafo, artigiano orafo, che l'ha assemblato e l'ha utilizzato nella sua azienda, e successivamente è stato utilizzato dalla figlia per imparare l'informatica, poi si è anche diplomato in informatica, okay, utilizzando questo computer qua, facendo esperimenti, programmi, perché poi questi sono anche i veri programmi. In basic si poteva utilizzare il basic, il DOS, sì, era un DOS proprietario, e poi anche il CPM. Ok. Poi c'è
diciamo, il prodotto è iniziato a essere venduto dagli anni dal 79 fino all'85. Ok. Successivamente c'era l'azienda di Genova che l'ha progettato, perché non era un progetto. Non era loro. No, non era loro, ma è stato diciamo, affidato a un'azienda di Genova che l'ha progettato. E poi successivamente questa azienda, quando Nuova Elettronica non ha più prodotto periferiche, cioè schede aggiuntive, le ha prodotte questa azienda qui, ha creato anche un club dove si poteva continuare in qualche modo, sì, esatto, a utilizzare il computer. C'erano modifiche per riuscire a migliorarlo. Grazie mille per la presentazione. Grazie, è stato a te, tutto Andrea, grazie, un piacere. È stato tutto molto chiaro. Per gli altri video relativi al Varese Retro Computing cercate nel canale. Non ve li metto in descrizione tutti, ve ne metto magari qualcuno, ma gli altri li andate a cercare. Ciao!